Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?» Domandò a loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Compassione, quello che sente Gesù, non è semplicemente sentire pietà. E di più, significa compatimento, cioè immedesimarsi nella sofferenza altrui, al punto di prenderla su di sé. Così è Gesù. Soffre insieme a noi, soffre con noi, soffre per noi. E il segno di questa compassione sono le numerose guarigioni da lui operate. Non è una magia, è un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre Provvidente, il quale non ci fa mancare il nostro pane quotidiano se noi sappiamo condividerlo come fratelli. Il prodigio dei pani preannuncia l'Eucaristia. Lo si vede nel gesto di Gesù che recitò la benedizione prima di spezzare i pani e distribuirli alla gente. Nell'Eucaristia non dona un pane, ma il pane di vita eterna. Dona se stesso, offrendosi al Padre per amore nostro. Ma noi dobbiamo andare all'Eucaristia con quei sentimenti di Gesù, cioè la compassione, e con quella voglia di Gesù, condividere.